Dopo la vittoria ad Azio nel 31 a.C., Ottaviano ritornò a Roma e si fece affidare dal Senato le cariche più importanti della Repubblica, concentrando nelle sue mani tutti i poteri. Egli divenne tribuno della plebe, ovvero il magistrato che controllava le assemblee del popolo in cui si votavano le leggi. Pontefice massimo, cioè la massima autorità religiosa. Principe del Senato, cioè il senatore più importante. Console, responsabile della giustizia, dell'esercito e delle opere pubbliche. Nel 27 a.C., Ottaviano fu nominato imperatore, cioè comandante supremo. Volle affiancare al suo nome Cesare Ottaviano il titolo di Augusto, cioè degno di venerazione. Con Augusto, Roma conobbe un lungo periodo di pace, ricchezza e sviluppo. Egli fece distribuire grano alla plebe, annullò i debiti a chi non era riuscito a pagare le tasse e finanziò molte opere pubbliche, come ponti, strade, acquedotti. Abbellì Roma edificando fontane, un nuovo foro e altri monumenti, così da garantire lavoro ai cittadini. Poiché l'esercito era molto costoso, egli ridusse il numero dei soldati e trasformò il servizio militare in un lavoro a tempo pieno. Inoltre istituì due nuovi corpi per proteggere l'imperatore e la città, i pretoriani e i vigiles. In questo lungo periodo, chiamato Pax Augustea, a Roma non ci furono né guerre civili né invasioni. Le guerre di conquista si svolgevano lungo i confini e servivano per creare nuove province. Questo arco di tempo durò circa due secoli, dal 27 a.C. al 180 d.C., anno della morte dell'imperatore Marco Aurelio. Augusto pensò di riorganizzare l'immenso territorio conquistato nei secoli dai Romani. Nel 7 d.C. suddivise i territori della penisola italica in 11 regioni. Poi divise le province dell'impero in due gruppi. Le province senatorie, più sicure e tranquille, che non avevano bisogno della protezione delle legioni. Erano governate da un proconsole inviato dal Senato. Le province imperiali, che erano i territori più vicini ai confini, esposte maggiormente all'attacco dei popoli nemici. Erano presidiate da accampamenti di legionari. Venivano controllate direttamente dall'imperatore tramite due funzionari. Un ex console e un procuratore che riscuoteva i tributi. Alcuni territori indipendenti, con governi e organizzazioni proprie, avevano stretto con Roma degli accordi economici e militari. Erano gli stati vassalli che, in cambio di protezione, offrivano a Roma tributi e scambi di merci. In caso di guerre e invasioni nel territorio dell'impero, erano obbligati a fornire soldati e postazioni militari. Nel tempo gli stati vassalli vennero via via conquistati dai Romani e diventarono parte dell'impero. Dopo la morte di Augusto, nel 14 d.C., si succedettero altri imperatori della sua famiglia. Prima di morire, Augusto nominò come suo successore il figlio adottivo Tiberio. Inizialmente, infatti, la successione avveniva per via ereditaria, cioè di padre in figlio o tra i membri della stessa famiglia. Nel 68 d.C., nell'impero ci fu un periodo di disordini, che durarono finché venne eletto imperatore il generale Vespasiano, che riportò l'ordine a Roma. Il secondo secolo d.C. è stato definito dagli storici il secolo d'oro dell'impero, poiché gli imperatori governarono in modo saggio e in accordo col Senato. Per evitare che il potere passasse nelle mani di uomini incapaci o che non rispettassero le leggi, il Senato decise che il titolo di imperatore dovesse essere assegnato con il metodo dell'adozione. L'imperatore in carica sceglieva tra i suoi generali più valorosi colui che considerava il migliore e lo adottava, nominandolo suo successore. Uno dei primi imperatori scelti con questo sistema fu Traiano. Egli si dimostrò un imperatore attento ai bisogni del popolo e fece edificare importanti opere, come il Foro di Traiano e i mercati. Grazie a lui l'impero romano raggiunse la massima estensione. Le legioni romane conquistarono nuove province, come la Dacia, l'attuale Romania, la Britannia, i territori della Mesopotamia e dell'Asia Minore. Ovunque arrivassero, i romani fondavano città simili a Roma, con imponenti edifici pubblici, acquedotti,
terme e anfiteatri. I Romani, per mantenere unito un territorio così vasto, si dimostrarono tolleranti nei confronti delle popolazioni sottomesse, rispettando credenze, tradizioni, religioni e lingue differenti. Il latino, cioè la lingua parlata dai Romani, divenne la lingua ufficiale dell'impero. In molti territori il latino si affiancò alle lingue locali, creando le basi per le cosiddette lingue neolatine, nate qualche secolo dopo. In tutto l'impero si usavano le stesse monete per facilitare i commerci. Questo processo portò alla romanizzazione dell'impero, cioè favorì i contatti culturali e gli scambi economici tra gli abitanti delle province. Durante il secondo secolo d.C., fiorirono l'agricoltura, l'artigianato e i commerci. Le province erano collegate tra loro da una fitta rete di strade, mentre le navi romane dominavano il Mediterraneo. Giungevano a Roma merci di ogni tipo, provenienti dalle province e da paesi molto distanti, come Cina e India. In tutte le province erano applicate le leggi romane. Dal 212 d.C., l'imperatore Caracalla concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi delle province dell'impero. Gli imperatori, per ottenere il favore del popolo, offrivano gratuitamente pane met circenses, cioè pane e spettacoli. A Roma, infatti, si celebravano circa 180 festività durante l'anno, in occasione delle quali lo Stato organizzava eventi e giochi pubblici. Le corse delle bighe e delle quadrighe, cioè dei carri trainati da due o quattro cavalli, erano molto amate dal pubblico. Il circo aveva una struttura allungata, a forma di U. Al centro era posta una lunga barriera, chiamata spina, ai cui estremi i carri dovevano svoltare. Le corse consistevano in sette giri di pista, indicati da un contagiri a forma di delfino posto sulla spina. Gli aurighi, che conducevano i carri, ricevevano ricchi premi e fama. L'anfiteatro era un'arena ovale dove si svolgevano le orrende lotte dei gladiatori, generalmente schiavi o prigionieri di guerra che, combattendo tra di loro o contro animali feroci, ottenevano denaro e libertà. L'anfiteatro poteva anche essere riempito d'acqua per ospitare vere e proprie battaglie navali, le naumachie, con navi di dimensioni ridotte. A Roma, l'anfiteatro più grande e famoso era l'anfiteatro Flavio, o Colosseo, fatto costruire da Vespasiano nel 72 d.C. e inaugurato da Tito nell'80 d.C. Ben 80 porte d'ingresso consentivano l'accesso e l'uscita di 50.000 persone, che assistevano agli spettacoli sedute e riparate, grazie a un sistema di grandi teli. Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, dobbiamo dire che inizialmente le rappresentazioni si svolgevano all'aperto nelle piazze, su un palco di legno. Il primo teatro completamente in muratura fu quello di Pompeo, nel 55 a.C. A differenza dei teatri greci, le gradinate non erano scavate sui fianchi delle colline. Gli attori erano tutti uomini, e venivano messe in scena commedie e tragedie.